Amishimas, benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaiki, grazie di voi essere qua, grazie come sempre, il canale esiste perché ci siete voi e perché voi mi sostenete, questa è la cosa fondamentale, io da solo parlerei al vuoto, ci sono molte persone che hanno iniziato il loro canale e hanno poche visualizzazioni, io do in bocca al lupo a tutti loro di poter far crescere il loro canale, all'inizio non è facile quando ci sono poche persone che vi ascoltano, ma anche solo una persona che ti ascolta fa la differenza. E ribadisco, io ho molti di voi che mi ascoltano, quindi sentite, se una persona fa la differenza, tante fanno ancora di più e vi ringrazio di cuore. Continuate iscrivendovi al canale e mettendo il like al video e iscrivendovi al canale, perché è molto importante, perché fondamentalmente questo mi fa capire che i video vi piacciono, che l'argomento che sto trattando è interessante e che posso proseguire su questa strada. È molto molto importante. Per coloro che fossero volessero aiutarmi ulteriormente, possono farlo attraverso l'abbonamento al canale, offrendomi un caffè o sostenendomi o facendo il mushashugyo, che sarebbe la parte dell'abbonamento dove io offro tecniche del Kanko Kanaiki da poter allenarsi e studiare. Ok? Ringrazio intanto coloro che l'hanno già fatto, grazie di cuore perché fa la differenza e vi ringrazio con tutto l'affetto e l'amicizia e fratellanza che posso provare. Ovviamente per chi volesse farlo c'è il pulsante abbonati sotto al video, oppure ogni video c'è il pulsante abbonati e il pulsante lo trovate anche nella pagina principale su YouTube del Kanko Kanaiki, che sarebbe www.youtube.com/stanghetta Kanko Kanaikido, lo trovate lì e una volta cliccato trovate i vari settori, offrire un caffè, sostenitore e poi più in giù Mushashugyo, basta cliccare e YouTube vi dirà cosa bisogna fare per aiutarmi, ok? Grazie di cuore, vi chiederò ulteriormente di aiutarmi iscrivendovi al canale su Sei, la miscela Savite, che trovate qui sotto in descrizione qui sopra, che è il nostro secondo canale, che non è un canale morto, è il canale dove andranno moltissimi dei video che sto facendo qua, che non hanno avuto quel grande successo di visualizzazioni. Quelli che hanno successo saranno qui, quelli che hanno avuto poco successo, ma che comunque sono 200 visualizzazioni che, a cui l'argomento piace, come potrebbe essere i personaggi storici oppure cose di filosofia, andranno lì. Quindi non vi perdete, iscrivetevi per non perdervi i video, ok? Oggi parlando di filosofia parliamo di neoconfucianesimo e finalmente faccio un video per il mio amico Stazzo82 che saluto, ok? Però non andiamo profondamente perché in un video non si può parlare di tutto, però qualcosina accenniamo per darvi un'idea, ma lo faremo tra qualche secondo. Aiyoshimasu, benvenuti nella seconda parte del video, sono sempre il vostro amico Songyun Devicho, maestro del Kanko Kanaiki. Sesto Dan Aikido, Menkyo Koten di Daito Ryu. Ho qualche grado sopra la cintura di judo e dal 2014 ho fatto un pochino di box. Sono un prep, uno storico e un amante degli animali e uno youtuber. E sono un insegnante di provincia, insegno a Sinnai, nella provincia di Cagliari, quindi in un posto molto lontano da tutti voi, ok? Tranne quelli là che abitano a Sinnai. Quindi sono una persona qualsiasi e che è orgoglioso di appartenere a questa comunità. E, per favore, aiutatemi iscrivendovi al canale. Cominciate, per chi non l'avesse ancora fatto, lo faccia per appartenere alla comunità, perché è importante, perché più siamo, più possiamo dare voce alle nostre passioni, ai grandi poteri, ok? Ovviamente per chi volesse ulteriormente aiutarmi può farlo attraverso l'abbonamento, che trovate il pulsante sotto al video. Confucianesimo e confucianesimo, sono legato molto a questo concetto, perché io stesso sono un confuciano, in realtà un neoconfuciano, perché noi coreani, quando cresciamo, la nostra morale, ma anche l'educazione, viene totalmente influenzata, volente o nolente che sia, perché non è che ufficialmente siamo confuciani, quell'essere ufficiale è scomparso già da tempo, ok? Le scuole confuciane, di cui la scuola neoconfuciana, che ha il mio stesso nome, però ideogrammi differenti, la Songyeongwan, non esiste più, esiste un'università chiamata Songyeongwan, ma Songyeongwan, la scuola neoconfuciana, è scomparsa già dal tempi dell'occupazione giapponese, dal 1910 fino al 45, del 1945. Quindi tendenzialmente l'idea di studiare il confucianesimo, di farne parte ufficialmente, è scomparsa.
si relega come battuta si dice sempre all'epoca di Joseon, perciò del regno di Joseon, che era un regno di stampo confuciano, mentre invece il regno di Goryeo, il regno precedente, era di stampo buddista, per dirvi, ok? Comunque, il confucianesimo fa parte comunque sia del nostro modo di crescere. I giapponesi hanno tratto informazioni dal regno di Corea per creare un loro modo di vedere il confucianesimo, che l'hanno sviluppato principalmente nella classe dei Bushi. Però su quello vi dedicherò un video a sé stante, se ne siete interessati, ok? Il confucianesimo non è una religione, non ci si mette come nel taoismo, anche se il taoismo è effettivamente più una filosofia che una religione in sé per sé. Comunque sia, non ci si mette vestiti. Poi ci sono i monaci taoisti, che perseguono il taoismo e lo rendono religione, però quello è un altro argomento, non andiamo fuori tema. Comunque sia, non è come il buddismo, non è come le religioni monoteiste come il cristianesimo, l'ebraismo e la religione musulmana, ok? Non è una religione. Il confucianesimo è una filosofia, un modo di vivere, un modo attraverso cui la riflessione delle leggi confuciane ci permettono di interpretare il mondo, di capire il mondo. Ed è importantissimo. La differenza tra il neoconfucianesimo e il confucianesimo è che il neoconfucianesimo prende, soprattutto nel caso della Corea, spunto dall'esperienza coreana del confucianesimo. Perché non si può prendere in maniera, proprio per l'idea del confucianesimo, in maniera dogmatica un qualcosa che è un pensiero, ok? Nel confucianesimo fondamentalmente troviamo cose che troviamo anche nelle altre filosofie, o in special modo anche all'interno di certune religioni, come potrebbe essere, se andiamo a vedere nel Vecchio Testamento, da parte dell'Esodo, dove c'è Mosè che va a sale nel monte Sinai, non Sinai, Sinai, alcune volte confondo anch'io, Sinai, sale nel monte e porta con sé i 10 comandamenti, che Dio ha scritto. Poi non entriamo nella polemica se sia stato lui a scriverli, oppure dettati da Dio, oppure come dice il racconto, sia stata una fiamma che colpisce. Non entriamo nella polemica, non è un corso di religione. Comunque sia, torna con questi 10 comandamenti, e nei 10 comandamenti troviamo informazioni tipo rispetto ai tuoi genitori, per esempio, che sono una parte fondamentale del confucianesimo. Quindi in generale troviamo delle cose che effettivamente ci sono dei richiami, non che si sono influenzati, perché la vita, come succede come Bruce Lee nel suo modo di pensare, lo ha esplicato, però è una cosa che è normalissima. Siamo persone composte da due braccia, due gambe, una testa e un torso, quindi tendenzialmente i pensieri possono essere molto simili, le arti marziali possono essere simili, le scoperte simili. Se vedete, anche la stampa si dice sempre in Europa che sta nata qui in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. La stampa esisteva già in Cina molti secoli prima, ma non è quella gara chi l'ha inventata prima, capite il senso? E come viene applicata nel tempo. Il confucianesimo comunque si insegna alla popolazione a rispettare lo Stato, a rispettare i propri genitori prima di tutto, a rispettare gli insegnanti, poi rispettare lo Stato. Cioè, è un continuo rispettare. Ovviamente all'epoca di Joseon, perciò il regno di Corea, dell'ultima dinastia, ovviamente il rispetto per lo Stato era il padre dello Stato, che è il re, ok? Che poi questa cosa venga utilizzata nella parte sopra della Corea del Nord, in maniera dittatoriale, quello lasciamo perdere per non entrare nelle polemiche. Comunque, questa idea comunque viene fondamentalmente applicata in tutte le cose della Corea, per esempio. Vi parlo proprio della Corea. L'azienda. C'è un rispetto verso l'azienda, cosa che molto spesso non si vede qui in Europa, tranne in Germania o in Inghilterra. L'azienda è tutto, perciò cosa succede? Se l'azienda, se facciamo un conto in Corea, non è che hanno il tesserino, io il badge lo passo al mattino,
Ma la sera non so se posso tornare a casa, perché fin tanto che il mio direttore di settore non sta ritornando a casa, appunto a casa è successo un qualcosa di importante, io non posso dire ragazzi ci vediamo domani, lo risolviamo domani. Se il direttore sta lì, non posso timbrare e uscire, devo rimanere lì e magari anche dormire lì, cenare e dormire lì, non ci si può fermare, capite? E questo è molto importante comprenderlo. E dipende tutto da chi sta sopra di noi. Anche questa. Perché noi siamo un qualcosa. Questa è l'idea. Non è come qui il concetto. Tu sei una matricola e non vali nulla. Noi, questo è il ragionamento confuciano. Noi siamo qualcosa di più grande. E dobbiamo rispettare quello che sta al di sopra di noi, perché ha più esperienza, ci permette di perseguire il nostro percorso e magari un giorno noi occuperemo quel posto che a nostra volta, come per esempio i genitori, diveremo genitori e avremo la stessa responsabilità verso chi, i nostri figli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un continuo percorso. Tenete presente che l'idea del confucianesimo, perciò non sto entrando proprio nel dettaglio delle cose, in un video sarebbe mancanza di rispetto verso il confucianesimo, verso gli studi del mio antenato che è Zhou Guangzhou, che fu uno dei più grandi capiscuola del neoconfucianesimo. Quindi non sarebbe molto carino fare in un video, ecco, hai fatto così così. Beh, queste cose servono a aprire, servirebbe veramente aprire una scuola neoconfuciana, ok? Cosa che magari un giorno farò qui a Sydney, però è relativo, ok? Comunque, tornando a noi, anche il rapporto senpai koai, che sarebbe il rapporto giapponese, sonbe hube in Corea, sentite il suono quanto sono simili, perché l'ideogramma cinese da cui ti viene tratto, che è unico, la pronuncia è differente, questo poi faremo un discorso sulla parte linguistica, magari con Keito Sensei e Susi Sensei parliamo di questa cosa dell'utilizzare le parole dall'ideogramma cinese, ok? Che in giapponese viene chiamato kanji, noi l'abbiamo chiamato hanja, eccetera, eccetera. Comunque, tornando a noi, il discorso fondamentale, anche il rapporto tra senpai e koai, si vede questa cosa del rispetto. Anche una persona che viene si iscrive una settimana prima ad un corso diventa senpai perché ha fatto quella settimana. Qui in Italia, la mancanza di rispetto verso chi è cintura nera, chi è più. Ci stanno persone veramente che da un giorno all'altro, senza aver manco pr neanche praticato spada giapponese, si mettono a inventarsi una scuola di spada giapponese. E criticano gli altri, questa è una cosa grave, molto molto sbagliata. Quindi tornando a noi, mentre invece in Oriente non succede perché senpai, koai è una cosa importantissima. Sonbe ube è importantissimo, era un rapporto che è ciclico perché io sarò, utilizziamo il termine giapponese per facilitare la maggior parte di voi, sarò senpai oggi, ma ero koai ieri e il mio senpai esiste già. Un giorno, se inizio un altro percorso, sarò koai, eccetera, eccetera. E il rispetto che si dà è quello che un giorno riceveremo perché anche noi daremo. Perché non è soltanto un give e basta, come purtroppo è il concetto di alcuni stati europei in cui noi diamo tutto allo Stato e lo Stato non fa nulla per noi. È un give and take continuo. Noi diamo, permettiamo a chi sta sopra di poter guidarci e loro devono rispondere, perché se non rispondono ovviamente la struttura va male e nasce l'impeachment. Ricordate, in Corea è uno di quei stati che è riuscito a cacciare via, in uno stato presidenziale è riuscito a cacciare via il presidente. Ricordatevi, questo per quanto concerne come lo vediamo noi il confucianesimo. Quindi il confucianesimo è un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di essere pseudo samurai, come ho detto nel video. Se non sai cos'è il confucianesimo, non riesci a comprendere e a viverlo, difficilmente puoi capire cosa significa servire lo Stato. Ok? Questa è la mia risposta. Grazie di essere stati ancora qua. Iscrivetevi al canale, aiutatemi in ogni maniera. Se video come questo andranno bene, magari farò altri video sul taoismo, sul buddismo, se vi interessa. Se no, lo passerò alla miscela dei Savitri non appena avrò un po' di tempo. Grazie ancora di cuore. E per chi vuole ulteriormente aiutarmi, offrirmi un caffè, può farlo attraverso l'abbonamento, che trovate il pulsante qui sotto, o all'interno della pagina del canale. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato sumesta.